Oggi vi presento il libro La testa fra le nuvole, come concentrarsi in un mondo di distrazioni, scritto da Jean-Philippe Lechaux, per edizioni Dedalo. Un libro sul cervello e disturbi dell'attenzione che affliggono grandi e piccini. Colorato, ironico e scientificamente aggiornato, ci aiuta a capire in che modo il nostro cervello gestisce e controlla l'attenzione, mescolando testo e fumetti realizzati dallo stesso autore. Lechaux si è prefissato un obiettivo: aiutare i bambini a concentrarsi meglio a scuola e i genitori ad affrontare in modo adeguato le loro perdite d'attenzione. La prima parte dell'opera è dedicata soprattutto ai più piccoli, una guida illustrata al cervello nella quale, con immagini e metafore, vengono presentati i personaggi chiave dell'attenzione. I lettori impareranno a reagire correttamente alle distrazioni per mantenere l'equilibrio, perché essere concentrati è un po' come camminare su una trave. La seconda parte, pensata per i più grandi, approfondisce la prima con l'introduzione di spiegazioni scientifiche complementari, in chiusura una serie di esercizi mostra come risolvere alcuni dei problemi di concentrazione più comuni. L'autore è neuroscienziato e specialista dei disturbi dell'attenzione, è direttore di ricerca di neuroscienze cognitive presso la sezione di Lione dell'Istituto Nazionale Francese per la Salute e la Ricerca Medica. Questo bellissimo libro è La testa fra le nuvole, come concentrarsi in un mondo di distrazioni, di Jean-Philippe Lechaux, edito da Edizioni Dedalo.